Can't you see you're my delight, lady? I just feel like. Che poi la vita di Oppia proprio è bella, proprio anche per questo, no? Che uno dice, no, visto, conosci una persona all'inizio, così la frequenti, diciamo, ti senti proprio attratto da determinate caratteristiche, no? Piccoli dettagli. Poi piano piano si trasforma mano a mano in una pseudo amicizia, poi in un'amicizia, poi in un innamoramento. Poi alla fine ti ci fidanzi, ti ci sposi e eccoci lì, no? Madonna, capito? È così che poi è successo, no? Con Paola. Quando del tipo io sono a lavoro, ad esempio, no? Gli mando messaggi, anche vocali, tutte queste storie lì, no? E a parte che Paola ti risponde in un determinato modo che proprio ti spiazza. Che cazzo vuoi? Capito queste cose lì? No? La vita di coppia, capito? È quando proprio senti la grittaggine, la grettitudine, la grezzezza. Proprio senti questo amore incandescente anche grezzo. Proprio nel grezzo, anche volendo, perché poi è un amore grezzo, che proprio se cerne dal tono della voce, dal suono della voce, capito? Io quando ascolto i messaggi vocali di Paola, proprio a volte ci fa delle risate che tipo manca poco a picchiare nel muro, capito? Perché a volte proprio ti fa ridere. Oh, strozzolo. Ignoranza, ragazzi. Io mi ricordo ad esempio una foto di Paola su Facebook e vedevi questa Paola con questo sorriso proprio de bene, de proprio luminoso, solare, proprio vedevi proprio la pace, la beatitudine, e questa cosa vide mi avvicinava a bestia a Paola, cosa che non ho poi riscontrato conoscendo. Ma questo per dire che quando uno torna da lavoro che è stanco, a bene, apri la porta e trovi de Paola, proprio de bene, trovi questa esplosione proprio di felicità, proprio come stamattina Bellina che si è messa a ascoltare la musica a palla di Diosa, come si chiama? Non lo so, era un mix. Un mix, vedi, a sposare quella del sud. Ah, cosa? Come si chiama la idea? Quella di And baby, baby. La canzone è Don't Give Up, quindi. Don't Give Up, and the skin. Fantastica, allora, una canzone che anche quella mi è venuta sul cazzo da tante volte. Grazie. Perché Paola, quando io facevo fisioterapia con le salvette, giustamente mi ci portava Paola perché non potevo guidare, prima del Covid, questo, proprio prima, pochi mesi prima del Covid, del tipo, tutti i giorni e si andava lì all'andata e al ritorno metteva quella canzone lì, se l'era messa anche sulla chiavetta, perché dice alla radio magari la passa tutti i secondi fortunatamente, però Paola invece escogitò questo, questa via traversa, capito, per farmela entrare tra le palle, tra le palle proprio messa così, no? Te tutti i giorni scopri qualcosa di nuovo in Paola, capito? Scopri questi lati. A un certo punto una volta prese l'asciughino, vedi questo vino? Prese l'asciughino, la rotolò, sai, tipo asciugamano bagnato, mi dette una frustata in una gamba, cioè c'è anche questi episodi di violenza domestica, capito? Che li ha... Io mi vedo! Ma Paola, cioè è così, cioè proprio te quando entri in casa, apri la porta, a volte pensi, ma arriverà mia qualcosa nel viso appena entro in casa. Bimbi, veramente, cioè io non so più come dirvelo. Mi vendo a tutti bigamo. Io in tutti i video pubblicizzo Paola, capito? Ma ce l'ho sempre qui in casa.